bene così, andiamo avanti e dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla. Sottotitolo fornito da Beppe Iachini al 3-1 del suo nuovo Bari sul Lecco, risultato che ha garantito il ritorno alla vittoria nel giorno dell'esordio del nuovo allenatore in panchina, ottenuto dal Bari seguendo un poker di linee guida, organizzazione di gioco, atteggiamento, spirito e mentalità. Lo stesso Iachini nel post partita ha spiegato il tipo di lavoro fatto in 4 giorni con il gruppo. I ragazzi erano in apprensione, un po' giù di morale, c'era da ricostruirsi e da conoscerci, perché poi quello che volevo in 3 giorni e mezzo, quasi neanche 4 giorni, abbiamo fatto diversi doppi allenamenti per cercare di dare le nozioni giuste per poter subito capire cosa dovevamo fare in campo. Le reti di Benali, Puskas e Sibilia hanno instradato i 3 punti sulla via di Bari, gol arrivati in modalità differenti, di qualità, di assalto alla porta e di manovra, e che hanno generato la plateale esultanza finale, tutti intorno a Iachini per abbracciarlo. Sono venuti a me, sì, io sono abituato insomma a salutare i miei ragazzi, però sono venuti, sembrava che avevamo vinto la Coppa dei Campioni, ho detto ma che sta a fare? Però questo fa capire, quanta tensione avevano in corpo per festeggiare così dopo una sola vittoria. Però i ragazzi vuol dire che aspettavano questo momento, i ragazzi ora hanno capito qual è il percorso, l'unica maniera per vincere la strada è questa, non abbiamo altro modo per poter affrontare le partite. Tanti sono i margini di crescita del Bari, che vede al successo sul Lecco come una boccata d'ossigeno utile per allontanare i play-out ora a 8 punti e ridurre a 3 i punti di distanza dalla zona play-off. Su tutti occorre blindare la porta di Brenno, sempre colpita nelle ultime 6 partite di campionato. Mi ha dato un po' fastidio prendere gol, ma non do la colpa assolutamente al nostro portiere, qui dovevamo leggere prima ancora preventivamente alcune situazioni per non arrivare a quella situazione lì, e quindi ci lavoreremo. Però ho visto i ragazzi tutti partecipativi, chi è partito, chi arriva, chi è entrato, questo è lo spirito del gruppo che voglio. Questi sono dettagli che ovviamente più staremo insieme più dovremo migliorare anche sotto questo aspetto. Testa un calendario intenso che vedrà Vicari e compagni in campo 6 volte in un mese, 18 punti a disposizione, tesoretto che potrebbe dare un altro senso al campionato. A Iachini il compito di ricordare la sola ricetta che vale. Per arrivare in alto bisogna essere la miglior difesa e il miglior attacco, non c'è altra strada.